Allora, siamo con Gianni Foscaro, il capitano dell'Atletico Bressana. Un'altra sconfitta a Lunigo, però una buona partita da un punto di vista tattico. Si vede la mano di Mister Vigato. Che cosa ne pensi? Beh, penso che questa partita è stata buona per certi punti di vista, ma si può ancora migliorare e con gli allenamenti suppongo che, presumo che si potrà fare ancora meglio. La società sta investendo molto bene da un punto di vista di formazione. Che cosa significa essere allenati da degli allenatori di categorie superiori per dei ragazzi giovani? Per noi della Serie D, la prima squadra, è un onore perché con questi allenatori di categorie superiori potremo in futuro, perché siamo una squadra giovane, crescere ancora di più e magari cercare l'anno prossimo di fare qualcosa di meglio. Mister Treniago, è arrivata una vittoria in casa qui nel nuovo anno contro il fanalino di coda Bressana, che però ha dimostrato comunque di essere una squadra ostica da affrontare. Adesso comincia il bello però. Sì, avevamo la partita contro l'ultima in classifica, era fondamentale portare a casa la vittoria, anche perché eravamo in formazione rimaneggiata, però siamo riusciti a portare a casa la vittoria, giocando non benissimo, ma a questo punto della stagione iniziano a servire i 3 punti. Un Andrei Velia in formato smagliante, può essere lui l'uomo in più per l'assalto ai playoff? Sì, io l'ho detto anche a tutta la squadra che devono solo prendere esempio dal nostro capitano, perché a parte le doti tecniche e umane che ha, non molla mai un centimetro, ci mette sempre tutto quello che ha dentro e quindi dobbiamo proprio prendere esempio da lui.